Allora, oggi siamo al terzo giorno di sciopero e manifestazione davanti alla prefettura perché gli operatori di Pian del Lago, del centro governativo di Pian del Lago, non ricevono gli emolumenti da circa 6 mesi. Abbiamo interessato la prefettura che si è mostrata disponibile a risolvere la problematica delle somme, però ad oggi non abbiamo risposte concrete sui pagamenti degli arretrati degli stipendi. Abbiamo in linea generale interessato la politica, non per ultimo ieri l'onorevole Michele Mancuso, che ha preso a cuore la questione, verrà anche lui a dare un contributo a questi lavoratori che sono disperati, che sono alla gogna e che non hanno risposte concrete in merito a tutto quello che sta succedendo. Non si è arrivati a scendere a lavorare mettendoci in tasca, sostenendo quello che è tutto un sistema e tutto ciò, tenendo in piedi il centro di accoglienza, dando quel servizio a spese loro, visto che, ripeto, da 6 mesi non ricevono lo stipendio. Allora, praticamente noi siamo qua a manifestare, come ha detto il mio collega, pure da 5 mesi che non riceviamo sia lo stipendio che i fissi, che significa integrazione salariare da base dell'INPS. Anche questo è fermo dal 10 ottobre. Finora non abbiamo ricevuto, perciò siamo, come si può dire, a terra precisi. È insostenibile questa situazione, 5 mesi, non è un mese che uno bene o male dice vabbè sì, si fa aiutare, ma ormai tutte le risorse, è finito tutto. Perciò siamo qua a chiedere aiuto a tutti, a chi ci può dare una mano d'aiuto. Io parlo per me stesso praticamente, perché praticamente sono 5 mesi che noi garantiamo un servizio senza essere retribuito, addirittura affrontiamo le spese di viaggio dai nostri paesi limitrofi per arrivare a dare un servizio essenziale. Quindi quello che noi chiediamo è l'aiuto di chiunque per risolvere questa situazione, perché così non si può continuare, perché arriveremo al punto che ci fermeremo completamente. Sì, siamo ancora qua, terzo giorno di manifestazione, di sciopero davanti alla prefettura, anche se abbiamo rassicurazioni che la prefettura si sta impegnando per risolvere la problematica. Il dato di fatto non cambia, c'è una disperazione sociale che manca a tutt'oggi all'attenzione di tutti, perché è veramente un dramma lavorare e non essere pagati, ma soprattutto costretti ad andare a lavorare per garantire i servizi essenziali è ancor più mortificante. Abbiamo situazioni drammatiche, famiglie che non riescono a mettere niente sul tavolo, a non riuscire a pagare le bollette. Questo dovrebbe essere un grido d'allarme e gridare a gran voce un sostegno non solo dalla parte dei sindacati ma di tutte le forze politiche, che a oggi, ahimè, non c'è stata presenza fattiva con soluzioni concrete. Bene la solidarietà, noi vogliamo fatti concreti, non si può lavorare a gratis, il lavoro va retribuito e non può passare più in Italia questo sistema di crisi, tutto aumenta tranne gli stipendi e aumenta soprattutto la disperazione sociale e tutte le spese correnti che vengono sostenute dai lavoratori. È un dramma sociale che va risolto immediatamente. Soluzioni secondo noi sono quelle di poter dare la possibilità alla prefettura, quindi modificando possibilmente anche le norme, facendo un provvedimento eccezionale per liberare queste somme. Il paradosso è che le somme ci sono, ma non ci sono le condizioni perché possano essere pagate direttamente ai lavoratori. Ed è paradossale. In questo momento c'è una ditta che non paga, dei lavoratori che assicurano i servizi essenziali per la città. Noi vorremmo la città qui accanto a noi, perché il problema è di tutta la città. Se queste persone si fermano, il centro Pian del Lago, le persone che escono, insomma sono senza un controllo, tra virgolette. Vorremmo la città, ma soprattutto vorremmo la politica. Ci sentiamo abbandonati come lavoratori. Noi siamo in solitudine e torno a dire solitudine, non è quella la solitudine dei numeri primi, ma forse degli ultimi come numero. Noi non vogliamo essere gli ultimi, vogliamo essere insieme alla città e ai rappresentanti che abbiamo votato nelle varie istituzioni regionali e nazionali
per il territorio. È una cosa insostenibile e paradossale, non si può comprendere come mai dietro questa vicenda c'è un organo istituzionale che ha i soldi ma che non può pagare. E tutto dipende da una condizione relativa alla società che non ha rispettato alcuni termini, per cui ci sono forse dei procedimenti contro la società per il recupero di crediti da parte di terzi. Intendiamo chiamare, grazie anche a questa emittente, i deputati regionali e nazionali. Il sindaco fortunatamente ieri lo abbiamo accolto perché è venuto, uno dei pochi, insieme all'avvocato Licata, uno dei pochi che sono venuti. Non vogliamo restare soli. La città deve imparare, secondo noi, ad essere unita, perché questo non è l'unico problema che ha.